Ciao a tutti da Chelsea Ray, bentornati sul mio canale con un nuovo video. Avevo detto nel mio ultimo video che avrei fatto il gameplay di The Last of Us Remastered ed eccoci qua. Tanto per cominciare, premi un tasto ed eccoci qua. Dunque, prima cosa voglio dirvi che il Left Behind ho intenzione di farlo. Per chi non sapesse, il Left Behind comunque è il DLC sempre di The Last of Us. Lo farò non alla fine, ma nel mezzo di The Last of Us. Quando lo farò capirete il perché. Adesso intanto cominciamo. Dunque, faccio nuova partita. Facciamo normale, così magari evitiamo di smadonnare più del necessario. Perché fidatevi, anche a livello normale ci sarà comunque da smadonnare. Fidatevi. Dunque, io in teoria avevo già iniziato una partita, però mi ero dimenticato di mettere i sottotitoli, perché siccome magari non tutto quello che verrà detto riuscirete a capirlo, perché magari mi capiterà di parlarci sopra, quindi è meglio che ci siano i sottotitoli. Quindi, sovrascrivo. Sì, lo so, lo so! Vi risparmio il caricamento, perché è piuttosto lungo. Sony Computer Entertainment. Sentite che bella pronuncia che ho. Now with it Dark Games. Ciao Sara. Sì, Tommy. Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. E questo? Sì, lo capisco, ma... È il disastrato okay, Joel. Ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatti là. Giornata al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Ah, vabbè, allora andiamo a letto domani. Tesoro, ti prego, non ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ma che tesoro. Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è... Cosa? È stupendo, ma... Credo che sia rotto. Non... Cosa? No. Trollata alla grande. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene, allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Sì. Giusto in tempo, perché oggi Joel è stato appena licenziato. Quanto mi dispiace che siamo arrivati all'ultimo livello. Che bella vita, che ci andiamo a fare. Purtroppo le versioni gold di Tomb Raider sono brevi. Brevi ma intense, però c'è da dire. Allora, intanto che qua scena questa qui. Raccogliere un sacco di roba. Questi pochi istanti ti fa venire voglia di essere padre. Non so se riesco a rendere l'idea. Vedere come Joel si prende cura di sua figlia. Dammi un po' anche tu, Joel. È meglio. Non compriamo niente, eh? Pronto? Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Ci sono dei guai in arrivo, insomma. Cosa voleva dire? Che ci sono dei guai in arrivo. Ho un'aria molto sveglia.
Dunque, prima ispezioniamo la stanza. Qui c'è un biglietto di compleanno. Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Se volete leggere, mettete in pausa, eh. Ecco qua. No, perché se leggo anche tutto, poi dopo il video diventa ancora più lungo. Vi voglio mostrare alcune cose che poi noterete dopo. Vedete questa tuta da calcetto? Ci sono anche le scarpette, se vedete. Guardate un po'. Sara, però cammina un po' più veloce. Qui c'è una foto, se vedete lì nel muro. C'è Joel e sua figlia, e lei è vestita proprio con quella tenuta da calcetto. E tenete a mente bene questa cover molto particolare, che è molto ispirata a Teen Wolf, perché la vedrete ancora. Diamo un calcettino? Importa, facciamo uscire. Papà! Papà! Io entro e spero che tu non stia sulla tazza. No, meno male. Se volete leggere, mettete in pausa. Ok. Papà! Papà! Hai seguito il mio consiglio? Te ne sei andato a dormire? Ehi, sei qui? In qualche modo legate all'epidemia che ha colpito. Che diavolo sei? Che disordinato. Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e. Per uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. A quanto pare alle nostre spalle sta accadendo. Cosa è stato? Papà! Qui comincia la tensione, eh. Joel, ma dove cacchio sei? Ma che succede? Fantastico. Qui c'è una PS3, ci vogliamo fare una partita? Come no? Ah, da notare, questa è la chitarra di Joel. Anche questo poi lo scoprirete più avanti. Lì c'è il suo telefono. 8 chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Grazie, Tommy. Joel, ma che cacchio fai? Ti dimentichi il cellulare? Stasera tornerò a casa tardi. Ordina pure da mangiare. Ci vediamo domani mattina. Papà! Ma dov'è? È 2 ore che te lo sto dicendo. Dove cacchio è finito? Vabbè, ci arrangiamo con sta roba? No, lasciamo perdere. La vedete la ruota? Qualcosa è appena passato di qua. Non mi piace. Oh, eccolo qua. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Tacci tu. Jimmy! Papà! Tesoro, qui. Vieni. Jimmy! Jimmy! Non ci provare. Jimmy, chi ha bene? Adesso mi paghi i danni. No! Ha pagato con la sua vita. Vai, vai. Gli hai sparato. Sara. L'ho visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. È di corsa. Tommy, dai. Dai. Via, 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 via. Sembra che ne arrivano altri. Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Dai. Sei coperto di sangue. Non è mio. Dobbiamo andarcene. Tommy. Che cazzo fai? Dici le parolacce. Possiamo andare via. È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi.
Allora. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Insomma. Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Così possiamo guardare tutto intorno. Il cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. E così possiamo ascoltare un po' meglio. Mi ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarci. Già. Prendila. Senta il tuo, sono andato là. Bravo. Oh, non stavano andando un po' troppo veloci? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Vabbè, dopo aver detto le parolacce. Guarda com'è successo. Boh. Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Là c'è una casa in fiamme. Porca troia. Dai, e con le parolacce, Tommy. Quella è la fattoria di Lewis. Già una bambina. Oh. Spero sia riuscito a scappare. Ne sono certo. Siamo malati. Oh, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città. Noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Ok. La campagna sarà piena di insetti, ma almeno sei sicuro. Guida. No. Non abbiamo spazio. E qua va a finire come nella guerra dei mondi. Quando cerchi di aiutare qualcuno, magari ti buttano fuori dalla macchina e si prendono tutto il mezzo, lasciandoti a piedi. Oh. Avanti, dillo. Non va bene. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Bravo. L'ha detto. Si può fare marcia indietro. E che cazzo, amico? Dai, che... Oh. Via. Via. E fai marcia indietro. Fai via. Sì, ho visto. Dannazione. Gira qui. Forza, andiamo. Da cosa scappa? Andiamoci. L'avete visto prima? Ma levati di mezzo. Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. E vabbè, allora... Vogliamo. Che mazzata! Papà. Mamma mia! Ehi! Cos'è? Noel! Il momento di svegliarsi, eh! Indietro! Allora! Uno! Due! E tre! Bene! Non male che hai ancora tutti gli altri attaccati, Joel. Ma Tommy dov'è poi? Bastardo! Ah, ecco Tommy. Papà! Sono qui! Forza, dammi la mano! Vieni qui, piccola! Che c'è? La gamba fa male! Fantastico! Fa male! Dobbiamo correre! Proprio adesso che c'è da correre! Tieni, Chelsea! Sono piccola! Tieni forte! Okay. Corriamo! No, maledetti! No, non mi bloccate, Non mi bloccate che poi vi ammazzo io a voi, Tommy, non ti ci mettere pure te, Tieni detto chiusi, tesoro! Ma vattene via, Pantozzi! Come un mano! Io sto continuando a correre, infatti. Solo che questi qui mi cadono davanti. Possiamo portare il piccolo. Ma vattene via. Mamma mia, guarda. Di qua. E di qua. Questi stanno facendo altro che bloccarmi. Ne usciremo. Ma vai via. Ma perché ho dato la pistola a Tommy, porca miseria. Vabbè, allora ditelo che non volete farmi muovere. Sono troppi! Da questa parte, nel vicolo! Sì,
Se mi fanno passare, mi fareste una cortesia, eh. Apri! Via! Via, sì. No, 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 no. Ecco. Gesù. Ci siamo quasi, quasi, piccolino. No, 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 no. Muovetevi, trovate una via di uscita. No, no. Sono qui, sono qui, eh. Fammi entrare. Vai all'autostrada. Cosa? Vai, tu hai Sara. Io li seguito. Zio Tommy. Ci vediamo lì. Sbrigati. Via, 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 via. Buon appetito. Ci siamo quasi. Guarda, non potresti andare un pochino più veloce, no, eh? Si avvicina. No, perché questi qui corrono come dei dannati. Papà. No, 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 no. No, buoni. Dai, dai, che dobbiamo andare verso la luce. No, 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 no. No, no, non ci provate, eh. No. Oh. Tutto ok, piccolo. Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi, ci serve aiuto. Fermi. Ti prego. È mia figlia, penso che abbia una gamba rotta. Fermi, dove siete? E chi si muove? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Ma ti servono pure le istruzioni? Zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Ma sì, signore, cosa? Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Figlio di una bagascia. Ti prego, no. Oh. Ma ti è andata anche bene. Con un colpo alla testa. Oh no. Guarda. Sara. Via le mani, piccola. Lo so, piccola, lo so. Dio. Ascolta, piccola, lo so che fa male. Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccola, lo so. Sara. Amore. Non farmi questo, piccola. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. No. No, 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 no. Ti prego! Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Non farlo. Che scena toccante, ragazzi. E questo è l'inizio, è questo il punto. Cioè, inizia con una tragedia, pensate un po'. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto trapelato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi perdete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Poi le bollette le pagate voi, però, eh. Estate! Sarebbe stato bello se fosse stato un incubo, vero? 20 anni dopo! Porca miseria, guarda com'è invecchiato Joel! Sto arrivando! Ma buongiorno! Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tessa?
Distretto di West End. E avevamo una consegna. Già. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Almeno quando dorme. Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... Beh, ce l'ho fatta. Vabbè, se no non saresti qui a parlare. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fosse. Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. È sveglio, il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Possiamo fare anche prima di subito, se volete. Bene. Dunque, adesso abbiamo un po' da camminare, un po' da guardarci intorno, insomma. Vediamo un po' che si può fare. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci. Ho ricevuto le carte stamattina. Salve. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Ah, che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. Glielo farò presente. E tu, Joel? Ti hanno già coinvolto in questo schifo? No. Ecco, questo è stato il massimo di conversazione che ha avuto con loro. Con un no. Sono qui, Tess. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare. Vedere un po'? C'hanno un'aria molto pacifica questi. Scusi, scusi! Si è chiuso dentro. Sulla testa, fallo, scansionali. Ok, guarda se ha le pulci. È pulito. Pulito. Ah, guarda se è pulito. È una positiva. È positiva. Non sono infetta. Tieni la giù. No, la scansione è sbagliata. Fallo. Mi prego. Guarda avanti. Cazzo. Ok. È a terra. Più a terra di così. Porca troia. Zitti. Consideratevi fortunati. È questo che accade a chi si nasconde in un edificio condannato. Chiamiamo la squadra di pulizia. Qui abbiamo finito. Servono due borse più altre due per la scatola. E lui invece? Okay, gente, non c'è niente da vedere. Non fermatevi. Ah sì, dai, un po' di rosso per terra non guasta. Stanno arrivando, non ci vorrà molto. Vabbè, andiamo, va. Pare che ci siano sempre più infettati. Già? Questo significa che la gente può uscire. Ehi, Joel. Ciao. Hanno preso Mary Ann. Che è successo? L'hanno presa nel bel mezzo della notte. Hanno detto che era una luce. Chi ci crede? Non si parla delle luci ad alta voce. Non vorrei che ti senta la gente sbagliata. Sì. Sì, hai ragione. Io sto zitto, Non dico niente. L'intera squadra? Sì, da quello che ho sentito io li hanno messi in fila per strada e li hanno fatti a pezzi, come rappresaglia. Se i vagabondi prenderanno il controllo qui, succederà anche a noi. Non succederà mai qui. Basta che uno di quei vagabondi mi guardi storto e gli faccio il culo. È la stessa cosa che pensavano nelle altre ZQ prima delle rivolte.
È colpa di quelle cazzo di luci. Continuano a istigare la popolazione. Fermiamole e risolveremo questa situazione di merda. Siamo d'accordo. Beh, basta che smettete di pagare le bollette. Dov'è Mark? Non lo sai, lo hanno preso mentre usava delle schede razione false. Cristo, cosa gli hanno fatto? Tu che dici? Lo hanno pestato a sangue e lo hanno portato via. Non so che fine abbia fatto. Ah, che idiota. Doveva immaginarlo. Ha una famiglia. Che vuoi che faccia? Sì? Come se la passa? Ehi, stronzo, cosa guardi? Ronny, sta zitto, cazzo! Ehi, Joel, non vogliamo guai, ok? Amici come prima. Ecco. State a sentire che cosa dicono quando si allontana. Andiamo lontano un altro po'. Cosa ti ha preso? Sai chi è quello? Chi se ne frega, amico. Ringrazia che non sono armato. Ho recuperato dei nuovi documenti. Non avremo problemi adesso. Se c'aveva una pistola, vedevi. Bene, proseguite pure. Io proseguo, eh. Salve. Cosa fate? Ho un giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Grazie. Ma potevamo uscire prima? Scusate, ho tagliato questa piccola particina perché mi si era bloccato e non riuscivo ad andare, insomma, non riuscivo ad andare. Per il Dio, raglio! Tanti saluti alla strada facile. Ricucciti, ok? Grazie. E il filo? Vabbè. Facciamo finta che c'è. Chiuderanno tutti i punti di controllo. Dovremmo passare. Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro, lo cercava. Marlene, cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Arrivederci. O forse no. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Sarà fatto. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Prego, eh. Andiamo. Attenzione là fuori. E andiamo giù. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Grazie per aver acceso la luce. E non c'entrano niente le luci qua, eh. Andiamo là. E prendiamo l'attrezzatura. Poca, ma buona. I nostri zaini sono rimasti qui. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. E adesso abbiamo anche la torcia. E per tirare fuori la pistola bisogna premere questo. Tutto a posto.
Vabbè, comunque c'è abbastanza luce adesso, quindi non mi serve. Sei pronto? Sì, signore. Tutto ok? Dai! Occhio non stirati il muscolo. Oh, la miseria! C'è una forza erculea, Tess. Vadi! Bene. Fa attenzione. Come sempre. È una domanda trabocchetto. Voglio dare un attimo un'occhiata per vedere se c'è qualcosa. No. Non c'è un cacchio. Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, a modo tuo. A modo suo, eh? Dov'è la scala? Cerchiamola e la troveremo. Deve essere qui in zona. Tiro ad indovinare. È davanti a me. L'ho vista già quando sono uscito. Trovata? Portala qui. Grazie. L'avrei fatto comunque, ma ok, grazie. Ecco qua. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Di qua. Un momento, eh. Dobbiamo controllare un attimo questo punto qua, perché dovrebbe esserci della roba. Io adesso, anche se vi dico questa cosa, sicuramente molti di voi già sapranno, questi qui comunque sono attrezzature che ci consentiranno di potenziare le armi. Questa invece è una piastrina delle luci. Non credo riuscirò a trovarle tutte, ma cercherò comunque di raccogliere quelle che mi capiteranno davanti al naso. Giù, di qua. Dobbiamo proprio andare? Vabbè, oh, non abbiamo scelta. Robert avrà ancora le nostre armi. Sarà meglio per lui che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo carico? Beh, incontreremo Billy il mese prossimo. Si spera avremo altre pillole di munizioni. Sì, arriva sempre con qualcosa. Dovrebbe tenerci occupati per un po'. Fermo. Spore. E andiamo. Si vedono ad occhio nudo. Ma dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Ah, io faccio attenzione. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Che bella cera che hai, amico. Ma cos'è? Beh, quanto pare non era l'unico. Dovremmo passare da qui. Merda! Se non muori prima. Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Da questa parte. Andiamo. Occhio, eh. Piano. Cristo! Occhio! Che fai? Aiuto. Tocchi? Ho la maschera rotta. Non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Faccio quello che lui non farebbe per me. Andiamo. Fammi dare un attimo un'occhiata qua. No, ok. Ah, ma non c'è proprio niente. E meno male che ho messo il livello normale. Più avanti. Ragazzi, occhio, eh. Ok, questo già lo sappiamo.
si passa? Come si passa? Facciamo che faccio io, ok? Muori in silenzio. Salve. Andate avanti, andate avanti. Sì, però non strozzatevi, eh. No, io non ce la faccio, non ci riesco io a sentirli così. Basta, mi avete rotto le scatole. Basta. Fatemi venire l'ansia, mi fate venire. Basta. 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 Oh, andiamo. Bene, non ce ne sono altri. E meno male. Speriamo. Non è per tanto, torniamo io in città. Li avrei anche lasciati perdere, però io quando fanno quei versi lì mi danno l'ansia, mi dà fastidio. Ok. Non stare davanti alla porta, te, altrimenti non riesco ad uscire. Qui ci sono delle scale. C'è qualcosa qui? No. Qui c'è un bigliettino. Se volete leggere mettete in pausa, eh. Prego. Stop! Si sono ammalati provando ad entrare nella zona. Per quanto tutti se ne lamentino, ci sono un sacco di poveracci che vorrebbero poter vivere all'interno. Se lo dite voi, io non ci tengo. Oppla! Ma guardate le spore là. Mamma mia. Un po' d'aria fresca. Beh, insomma, più o meno. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Odio la puzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. Ho capito. Facciamo che apro io, ok? Dopo di te. Copri l'entrata. Ci penso io. Beh, facciamo che copro l'uscita allora. Tanto è la stessa cosa. Merda. L'asse è caduta. Fantastico. Facciamo che ci penso sempre io, ok? Sì, gentile, fai tu. La prendo io. Ecco qua. Qui, passamela. Vabbè, è il punto più vicino, vedrai. Io salgo di qua, eh. È pesante. Credo di potercela fare. Ok. Sali, culo pesante, muoviti. Pensa al tuo. Sei autoritaria. A giudicare comunque dalle battute che si fanno tra Tessa e Joy, ci deve essere stato qualcosa. Si fanno un po' troppi complimenti. Poi mi posso anche sbagliare, eh? Allora, vediamo un po'. Non dare una cragnata a Joy, per piacere. Apri. Tranquilla, non lascio aperto. C'è niente qua? Neanche una merendina? Che bastardi. Prendi le munizioni, ci serviranno. Devi prenderle te, no?
Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Era un sì. Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Andiamo. Forza. Bene. Ehi, Tess. Ehi, bellezza, come va oggi? Ho sentito. Non adesso, Terence. No, è tutto ok. Non la carta. Ora, capito? Esatto. Okay. Non ora. Va bene. Troveremo Robert nella prossima puntata, anche perché comunque sia non voglio fare il video troppo lungo. Quindi ragazzi, che posso dire? Spero che questa prima puntata di The Last of Us Remastered vi sia piaciuta. E sì, c'ho la luce dietro di me, devo stare attento come muovo la testa. Da notare poi che ho messo le cuffie proprio sopra il cappello, non so come ho fatto. Quindi, che posso dire? Alla prossima puntata, ciao a tutti da Charles Lee Ray.